Buon pomeriggio, bentrovati all'appuntamento con il telegiornale delle 14. Non si è fatto attendere la risposta della mafia calabrese dopo l'imponente manifestazione di domenica scorsa per ricordare le vittime della mafia organizzata da Libera. Nella notte tra domenica e lunedì due scritte offensive contro il vescovo di Locri e Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, sono apparsi sui muri dell'arcivescovato, prontamente rimossi dagli operai del comune. Il capo dello Stato ha espresso solidarietà e vicinanza ai due protagonisti e nella mattinata di martedì, con oltre 500.000 persone, un'altra manifestazione. E Don Luigi Ciotti dice: tutti noi siamo spiriti. Sentiamo. Dopo la visita di domenica scorsa del capo dello Stato Mattarella alla manifestazione organizzata da Libera in ricordo delle vittime uccise dalla mafia, la risposta dell'Ndrangheta calabrese non si è fatta attendere. Due scritte sono apparse nella notte tra domenica e lunedì vicino alla sede dell'arcivescovo di Locri, Monsignor Oliva, che sta ospitando in questi giorni il presidente nazionale di Libera, Don Luigi Ciotti. Entrambe le frasi sono state cancellate dagli operai del comune. Il presidente della Repubblica ha telefonato sia al vescovo che a Don Ciotti per esprimergli la solidarietà e la vicinanza del popolo italiano. Il procuratore di Reggio Calabria Rao ha messo in evidenza che bisogna smetterla di raccontare storie e denunciare per far sì che la mafia smetta di ostacolare lo sviluppo della Calabria. I carabinieri stanno già facendo le indagini e tenteremo di capire anche attraverso le presenze nell'area della manifestazione quale sia la migliore lettura e a quale cosca vada attribuito il gesto. Mimmo Siena, Speciale News. Adesso andiamo alle notizie dall'estero. Immediata reazione della cancelliera tedesca Angela Merkel dopo le accuse di nazismo formulate dal premier turco Erdogan. Dice: i paragoni non sono assolutamente accettabili, devono cessare senza se e senza ma. E poi in merito alla presenza di politici turchi si riserva il diritto di riesaminare le autorizzazioni. Sentiamo. Non si è fatta attendere la risposta della cancelliera tedesca Angela Merkel alle accuse di nazismo pronunciate lunedì dal presidente turco Erdogan. I paragoni con metodi del passato formulati dai dirigenti turchi quando parlano di decisioni del nostro governo devono cessare senza se e senza ma. La stessa cancelliera ha ipotizzato anche di proibire l'ingresso ai politici turchi e si riserva il diritto di riesaminare le autorizzazioni. Come si sa, Erdogan aveva accusato ancora una volta la cancelliera Merkel di sostenere il terrorismo, riferendosi anche al caso di un giornalista turco tedesco, ne aveva chiesto l'incriminazione. Gli aveva risposto anche il ministro degli esteri tedesco Gabriel, parlando di situazione insostenibile e ad un passo dal limite, e che aveva fatto sapere al suo collega turco che con quelle dichiarazioni non si può più andare avanti in questo clima di tensione. Mimmo Siena, Speciale News. Ed ora i fatti locali, parliamo di una interessante iniziativa che vede protagonisti i ragazzi del liceo scientifico Albert Einstein di Cirignola in provincia di Foggia. Valorizzare non solo il territorio ma anche il recupero architettonico di una struttura molto bella e importante. Torri Alemanna, sentiamo. È partito lo scorso 9 marzo il progetto La Torre dei Cavalieri, che prende in esame il sito di Torre Alemanna. Protagonisti del progetto gli studenti del liceo scientifico Albert Einstein di Cirignola in provincia di Foggia. Il sito, ancora poco conosciuto e valorizzato, vastissimo il campo di indagini da quello storico a quello archeologico, passando per ceramica e religiosità. Momento focale del progetto sono state le conferenze tenute dall'architetto Vincenzo Russo, autore del recupero e del rilancio di questo gioiello storico architettonico, e la visita guidata al sito con il patrocinio comunale. Importante è stato anche il supporto e la professionalità delle dottoresse Lucia Catucci e Tina Cotugno dell'associazione Verde Lamina. Mimmo Siena, Speciale News. Ed ora occupiamoci della 21 marzo, che non è solo l'inizio della primavera, ma anche della giornata mondiale della poesia, che si svolge oggi in tutto il mondo. Anche a Cerignola, in provincia di Foggia, sono in programma interessanti iniziative. Sentiamo. Giornata mondiale della poesia, perché l'amministrazione comunale di Cerignola ha messo in campo una serie di importanti iniziative.
dalla mattina fino a tarda sera, dal titolo Primavera nell'aria. Si comincia al mattino con la festa della primavera presso il Circolo Marconi, organizzata dall'associazione Fare Ambiente, per poi passare ad altri eventi nel pomeriggio, il più importante al Polo Museale Civico con il Memorial Vincenzo Carbone, organizzato dal Club UNESCO, diretto da Giovanni Martiradonna. Il tema scelto quest'anno è abbastanza interessante. Tra l'altro sono state tantissime le adesioni al Memorial Nazionale e ci sarà anche un Alexio Magistralis del professor Domenico Crucella, docente di latino e italiano al liceo Albert Einstein di Cerignola, dal titolo Il sabato nel villaggio globale, la sfida della complessità e la poesia. E proprio in merito al servizio che è appena andato in onda, ci sono giunte le prime immagini, le possiamo vedere, dell'evento legato alla festa della primavera che è stata organizzata dall'associazione, anzi più che dall'associazione, dal Movimento Ecologista Europeo Fare Ambiente. Protagonisti quest'anno della festa sono stati i bambini del Circolo Marconi di Cerignola in provincia di Foggia. Presenti all'evento la vicepresidente provinciale Anna Maria Lo Scialle, l'assessore alla cultura del comune di Cerignola Raffaella Petruzzelli ed anche Matteo Sellitri in rappresentanza dell'area per l'agenzia regionale pugliese con referente Luigi Frattolino. Sono state piantate 20 piantine di numerose specie. Negli interventi ufficiali che sono seguiti è stata messa in evidenza non soltanto la salvaguardia del rispetto ambientale, ma anche la propensione alla sensibilizzazione, partendo dai più piccoli per arrivare ai più grandi. E con questa notizia noi chiudiamo questa edizione del telegiornale delle 14, visto che oggi ci saranno eventi importanti che seguiremo. Vi diamo appuntamento questa sera eccezionalmente per l'edizione della notte intorno alle 22 circa. Grazie per la vostra attenzione e buon pomeriggio.